Principio d'incendio all'interno di un bagno al piano terra del centro commerciale Sanniti a Benevento, immediatamente domato dall'intervento dei vigili del fuoco. Nonostante gli attimi di panico e l'evacuazione della zona adiacente al luogo dove si è sviluppato l'incendio, non si sono registrati danni a persone. Il GIP presso il Tribunale di Benevento ha convalidato su richiesta della Procura gli arresti in flagranza operati dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli con l'ausilio del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Benevento nel corso di un articolato intervento effettuato nell'ambito di un dispositivo a contrasto del contrabbando di tabacchi lavorati esteri in occasione dell'individuazione nella zona industriale di Benevento di una manifattura clandestina di sigarette, giungendo al sequestro di circa 27 tonnellate di tabacco trinciato predisposto per essere confezionato e commercializzato. I reati per i quali il giudice ha ritenuto la sussistenza della gravità indiziaria sono quelli di detenzione di tabacco lavorato, di contrabbando e di contraffazione di marchi protetti. In conseguenza delle operazioni di valutazione di stabilità sulle essenze di Pinus Pinea in città e della conseguente necessità di salvaguardare la pubblica e privata incolumità, è stata emanata un'ordinanza che prevede la chiusura al traffico veicolare e pedonale, il divieto di sosta delle auto lungo il marciapiede, secondo il seguente calendario: venerdì 15 novembre dalle 9 alle 16.30 del tratto di via Pacevecchia da via Ruffilli a via Mazzoni, del tratto di via Fratelli Rosselli da via Cifaldi a via Mascagni e del tratto di via delle Puglie da incrocio Viale Atlantici alla chiesetta dell'Angelo, del tratto di Viale degli Atlantici da incrocio con Via delle Puglie. Sabato 16 novembre dalle 9 alle 16.30 del tratto di Viale degli Atlantici da Via Giovanni Battista della Salle a Biomio Martini. Domenica 17 novembre dalle 7.30 alle 16.30 del tratto di Viale degli Atlantici da Via Ferrelli a Via Raguzzini, da Via Raguzzini a Via Martiri d'Ungheria, da Via Martiri d'Ungheria a Via Martini, dalle 15.30 alle 16.30 da Viale Principe di Napoli incrocio con Via Mariano Russo. A seguito di un sopralluogo che abbiamo effettuato insieme al vice sindaco Francesco De Pierro in via Gnao Guduti, nel corso del quale abbiamo avuto un sereno colloquio con i commercianti che operano sulla strada, abbiamo concertato i correttivi tecnici da apportare sulle strisce blu per il parcheggio di autovetture ordinato alla ditta che li ha attuati, Trotta Service, di eseguirli ad Horas. L'intervento è in fase di attuazione, pertanto in via di risoluzione, lo spiegano in una nota l'assessore al traffico Attilio Cappa e la presidente della commissione parcheggi Antonio Picariello. Resta la sostanziale bontà di una scelta che aumenterà le zone di parcheggio a vantaggio di tutti gli esercizi commerciali del centro storico. I consiglieri comunali di opposizione appartenenti ai gruppi PD, Città Aperta, Misto, Civico 22, Civici e Riformisti hanno presentato un'interrogazione urgente sulle problematiche connesse alla regolazione degli spazi di parcheggio a pagamento. Se per la regolazione degli spazi di sosta a pagamento e mancanza del piano traffico previsto dalla legge è stato quantomeno approvato un apposito piano parcheggi atto a contemperare le esigenze della cittadinanza e degli esercenti, se allo stato risultano rispettate le prescrizioni di legge che prevedono aree di parcheggio libero contrassegnate da strisce bianche, se per alleggerire gli oneri a carico dell'utenza è stato previsto il pagamento dei parcheggi anche per frazioni di ora. Stante l'urgenza della questione, i sottoscritti chiedono di avere risposta scritta in modo da dover necessariamente attendere la prossima seduta consiliare di Question Time. Così Perifano, Megna, De Longis, Moretti, Farese, Miceli, Sguera, Varricchio, De Lorenzo e Fioretti. Abbiamo letto l'articolo in merito all'interrogazione che alcuni consiglieri di minoranza hanno presentato all'assessore ai lavori pubblici del Comune di Benevento relativamente al mancato completamento dei marciapiedi di via Luigi Sturzo, ex via Santa Colomba. Siamo i proprietari degli immobili dei civici 16, 18 e 20. A questo punto vogliamo semplicemente fare chiarezza in merito alla nostra posizione. Nella zona di via Santa Colomba fu costruito un comitato di quartiere per cercare di interloquire con l'amministrazione comunale al fine di migliorare le condizioni di vivibilità della zona. Tale comitato si è battuto per l'istituzione della fermata degli autobus urbani, per la segnaletica orizzontale, per i dissuasori di velocità e per la realizzazione dei marciapiedi. Quest'ultima cosa in particolare, che era stata da anni promessa, ha avuto l'avvio per la realizzazione di un marciapiede su un solo lato della strada. Questo e tanti altri problemi, ribadiamo dunque la nostra disponibilità ad un dialogo e alla risoluzione delle problematiche al fine di riprendere e completare i lavori interrotti, perché tutti noi vogliamo migliorare la nostra zona.
Mario Russo è stato arrestato in flagranza dalla squadra mobile di Benevento con l'accusa di tentata estorsione ai danni di un ristoratore della città e per questo era stato sottoposto alla custodia cautelare. È tornato oggi nuovamente in libertà in virtù del provvedimento emesso dal giudice monocratico, la dottoressa Monaco, in accoglimento della richiesta di revoca avanzata dal difensore avvocato Antonio Leone, che ha evidenziato la cessazione delle esigenze cautelari. Insufficienza respiratoria, questo è il motivo del trasferimento in elisoccorso di un bimbo del reparto di pediatria del San Pio di Benevento al Santo Bono di Napoli. Il bimbo, che ha una sindrome genetica, ha soli 6 anni. L'aggravarsi delle sue condizioni, sfociate appunto in un'insufficienza respiratoria, hanno indotto i medici del nosocomio di Via Pacevecchia a chiedere il trasferimento presso la struttura napoletana. A che punto siamo con la chiusura del dissesto? È la domanda che si pone il capogruppo del PD a Palazzo Mosti, Floriana Fioretti, prima firmataria, insieme con i consiglieri comunali De Longis, De Lorenzo, Farese e Varricchio. E proprio per avere risposte certe a questa domanda hanno interrogato l'assessore al bilancio Serluca a distanza di un anno dalla richiesta di consiglio comunale sul medesimo argomento. Auspichiamo efficienza e celerità nella soddisfazione dei creditori inseriti nella messa passiva. Dovrebbe essere questo uno degli obiettivi primari di un dissesto. L'eco del Sannio, cronaca, politica, sport e soprattutto inchiesta. L'eco del Sannio è il giornale online della verità, libero e indipendente. Consultalo al sito www.ecodelsannio.it. Direttore responsabile Daniela Piesco. I carabinieri hanno dato esecuzione ad un'ordinanza emessa dal GIP di applicazione del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa nei confronti di una 42enne residente nel capoluogo sannita indagato per tentata estorsione. L'attività d'indagine trae origine dalla richiesta di intervento rivolta alle forze dell'ordine dal padre 76enne dell'indagato, estenuato dalle quotidiane richieste di denaro da parte del figlio, il quale non aveva esitato ad usare violenza nei confronti del familiare a fronte del rifiuto dell'elargizione di denaro. La scorsa notte a Calvi si sono verificati 2 incendi di auto, una Mercedes classe A ed una Fiat 500. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l'area interessata. L'ASDIM, Associazione Diabetici Italia Meridionale, organizza per il 16 novembre dalle 8 alle 18 le visite cardiologiche con eco color Doppler a carotideo, ECG, ecografia cardiaca e consulenza sui risultati con il dottor Maurizio Capece. Inoltre ASDIM organizza nella stessa giornata le visite urologiche con ecografia a reni, vescica e testicoli con il dottor Vincenzo Tripodi. Per info e prenotazioni chiamare il 351-71-85946. Per trattare te stesso usa la testa, per trattare gli altri usa il cuore. Ha riscosso un grande successo l'evento Didier, organizzato venerdì scorso presso il rinomato store di Orzelleca Gioielli al Corso Garibaldi di Benevento. Esprimi la tua personalità con un bracciale Didier, senza chiusura, delicatamente saldato al polso in gioielleria. Un gioiello speciale, custode dei momenti indimenticabili della vita, da condividere con le persone del cuore. Lasciati incantare dalla magia di questo processo unico, un'esperienza da condividere con coloro che ami. Ogni fase, dalla scelta del filo all'aggiunta dei charms, è un passo verso la creazione di un gioiello intriso di significato. Vieni a trovarci da Orzelleca Gioielli. Prenota il tuo appuntamento chiamando direttamente in gioielleria allo 0824 21690. Il prefetto Raffaella Moscarella si è recata in visita istituzionale alla caserma del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Benevento in Contrada Capodimonte, dove è stata ricevuta dal comandante Mario Bellizzi. Dopo la resa degli onori tributata da una rappresentanza dei Vigili del Fuoco in servizio e in quiescenza, l'autorità di governo ha incontrato i funzionari e il personale tutto. Gesesa comunica che a causa di lavori di manutenzione straordinaria sulla rete idrica giovedì 14 novembre sarà costretta a sospendere l'erogazione dalle 9 alle 14 nelle strade di Via Abbazia e Via Cassella, incrocio viale dell'Università verso Via Abbazia. Al termine della riunione dell'Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive, a cui compete di valutare i profili di rischio da attribuire alle gare di calcio, più attenzionate per i rapporti tra le tifoserie, in particolare per i derby, è stato deciso lo stop ai tifosi biancoverdi irpini per la super sfida di domenica alle 17:30 tra Benevento ed Avellino, che si giocherà al Vigorito nel capoluogo sannita. Ad annunciarlo in anteprima il sindaco di Benevento, Clemente Mastella.
È partito il conto alla rovescia per il derby tra Benevento e Avellino, in programma domenica 17 al Vigorito alle 17.30, ma alcuni attesi protagonisti non ci saranno. La Strega, infatti, come annunciato dal presidente Vigorito, dovrà fare a meno di Perlingeri, convocato dalla Nazionale Under 20 e per cui la società giallorossa ha deciso di non avanzare la richiesta di un rientro anticipato. Dopo un giorno di riposo concesso dallo staff tecnico, il Benevento Calcio si è ritrovato per una sola seduta di allenamento, che ha previsto attivazione a secco, percorsi di mobilità articolare, lavoro di tipo intermittente, esercitazioni 5 vs 5 a pressione, una partita a tema su spazio ridotto, partitella finale e a seguire scarico defaticante. Il derby Benevento-Avellino, valido per la 16ª giornata del campionato di Serie C Girone C, in programma domenica 12 novembre alle 17.30 al Vigorito, sarà diretto da Andrea Calzavara della sezione di Varese. Il fischietto lombardo è al quinto anno nella Candy Serie C ed ha già arbitrato i giallorossi sempre al Vigorito. Sarà coadiuvato dagli assistenti di linea Ermanno Minafra di Roma 2 e Lisi di Firenze, mentre il quarto ufficiale sarà già quinto di Parma. È tutto con questa notizia, vi aspettiamo alla prossima edizione del VG7 Flash, oppure vi invitiamo a consultare la versione online delle nostre news www.tv7.net oppure sull'app TV7 Benevento scaricabile gratuitamente su tutti gli smartphone.